Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a parlare insieme e vediamo un po' qual è la mia pamper routine. Per chi non sapesse che cos'è la pamper routine, è tutto ciò che concerne praticamente il prendersi cura del corpo a 360 gradi. Quindi passeremo da viso, corpo, capelli, soprattutto capelli, vi prego, aspettate fino a questo giorno per registrare il video, ma non ce la faccio più. E quindi vi faccio vedere un po' i prodotti, le cose che utilizzo, perché le utilizzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi spero vi possa essere utile come tipologia di video. Si usava tantissimo fare tanti anni fa, l'ho ritrovato l'altro giorno per caso sul mio canale e ho detto perché non fare un update, vediamo un po'. Quindi, primo step, andiamo in doccia. Ho avuto un piccolo struggle per come posizionare la videocamera, ma dovremmo esserci comunque. Come vedete, i miei capelli sono sporchissimi perché ieri ho usato lacca, gel e tutte queste cose per fare un look, quindi sono tipo leccata di mucca qua sopra. Detto ciò, quindi li andiamo a lavare. Non so come vi lavate voi di solito, ma io inizio dai capelli, almeno faccio lo shampoo e passo due volte. Dopodiché metto il balsamo, risciacquo, metto la maschera e poi passo al corpo così nel mentre la maschera sta un po' in posa. Ora mi metterò un attimo dietro questo vetro, anche se è sporco, ma in realtà non è sporco, è più tipo macchiato perché ogni volta mi scordo di passare la ventosina come per togliere le gocce, quindi si seccano sul vetro e fanno questo effetto brutto. Comunque, più o meno mi vedete. Quindi vado con i primi due prodotti. Ultimamente sto utilizzando questi della linea di Kerastase che mi hanno inviato. Appena inizio un prodotto lo finisco, così riesco a vedere anche i risultati. Questa qua è la linea in questione, che dovrebbe andare proprio a idratare il capello. Come vi farò vedere dopo, ho dei capelli abbastanza danneggiati al momento, sono ancora in fase di ripresa, quindi tutto quello che è idratazione, ristrutturazione va più che bene. Ovviamente stessa linea anche per la maschera. Questa è una maschera filler che funge proprio da trattamento. Allora, come sapete, io ho questi piercing, quindi in doccia tengo sempre uno di questi scovolini, che è uno di quelli del mascara, insomma. E quando faccio lo shampoo, lo passo sugli orecchini, soprattutto questi qua interni. È un trucchetto che mi ha detto di fare la piercer, perché a volte, appunto, magari si incastrano cose e non è proprio carino. In questo modo lo andate bene a pulire. Soprattutto lo passo su questo qua, che è il date, che magari è un po' più interno. In questo modo anche le pietrine del piercing proprio si vanno un po' a lucidare. Come maschera utilizzo questa alla cheratina. È di un marchio che io compro a rifornitore parrucchieri perché l'ho visto usare dalla mia parrucchiera. Mi lascia esterrefatta perché c'ha un odore buonissimo. Tutta questa linea mi piace un sacco. Questa qui è la confezione. Questa qui cerco di lasciarla in posa appunto più tempo possibile. Dopodiché io sono molto pigra. In realtà per il corpo non faccio grandi cose. Quindi spugnetta, ovviamente viola. E utilizzo un bagnoschiuma normalissimo. In questo caso ci è andato di questo. Cose comunque idratanti, perché ho la pelle, soprattutto delle gambe, molto secca. In realtà qui nella sezione doccia ho anche altre cose che a volte utilizzo, tipo lo scrub corpo, eccetera, eccetera, ma non sarebbe fare una pamper routine veritiera, perché in realtà è una cosa che faccio veramente tipo una volta al mese, almeno in doccia. Fatto ciò, prima di uscire mi asciugo il viso. Non usate mai l'asciugamano per il viso, per legare anche i capelli perché li spezza. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa utilizzo io. Metto ovviamente l'accappatoino. Ho messo su le mie ciabattine di Cookie. Allora, per i capelli uso uno di questi turbanti qui. E in realtà veramente li trovate ovunque ormai. E ci sono anche quelli in seta. In realtà so che ci sono diversi modi per farlo, però io avendo due capelli in croce posso anche non andare giù con la testa. Qui dietro c'è l'elastichetto, quindi gli faccio fare un twist e basta portare l'elastico al bottoncino che c'è qui. E così avete messo il vostro turbante e state sicure e tranquille. Così adesso possiamo muoverci ai prossimi step, che ovviamente sono skincare, soprattutto dopo la doccia, col calore, con tutti i fumi, si sono aperti i pori, quindi è il momento perfetto. Per la skincare, ovviamente lo sapete che io mi affido a Yepoda da ormai penso sarà almeno un anno. E mi ha totalmente cambiato proprio la texture della pelle, io ve lo dico sempre, perché quando iniziate ad utilizzare i prodotti adatti per voi, lo vedete
subito. La pelle tende ad essere più luminosa, più pulita. Lasciate perdere adesso con questi due brufolettini. Soffermiamoci su tutto il resto. E non ho ancora fatto nulla, quindi vi faccio vedere a fine skincare. E vi faccio vedere appunto i prodottini che utilizzo. Quindi, primo step, ovviamente doppia detersione. Quindi utilizzo un detergente a base oleosa, il The Cal Balm. Questo qua ovviamente lo potete usare come struccante oppure come step appunto per la doppia detersione. Infatti, come notate, su ogni prodotto ci sono qui le indicazioni, se usarlo appunto giorno, notte e il numero degli step. In questo caso leggete 1. Ovviamente questo va scaldato sulle mani e cominciate a massaggiarlo. Questo ovviamente vi aiuta perché vi va a pulire bene a fondo la pelle, anche se siete struccati. Mi chiedete molto spesso: ma devo farlo anche se non mi trucco e sono struccata? A maggior ragione, proprio perché non avete messo il trucco, non avete creato quella barriera sulla pelle, per cui tutto lo smog, le cose fuori comunque vanno ad incidere sulla pelle, quindi va pulita a maggior ragione. Quindi fare sia mattina sia sera, importante. Dopodiché sciacquo e passo alla mia foam. Questa qua appunto è la mousse, che è appunto il nostro secondo step. Io vado a fare due pump e la applico sul viso proprio per rimuovere la parte oleosa del prodotto che abbiamo appena applicato, e poi sciacquo tutto. Ora che abbiamo la nostra pelle bella detersa, andiamo a scegliere il siero. Yepoda in gamma ne ha un po', però io per il giorno preferisco andare con questo qui. Per la sera invece utilizzo il The Glow Hero e quando ho un po' più di imperfezioni il The Purify Hero. Quindi sul sito ne trovate 3 a seconda di quello che vi serve. Vado a metterne qualche goccia. Questo qua è super concentrato, quindi ne basta veramente poco. Super idratante, che contiene anche l'acido ialuronico, quindi è importante. Lo ad applicare con piccoli tocchi anche sul contorno occhi, anche sul collo, che è una zona che si scordano tutti, ma esiste e prima o poi darà accenni di invecchiamento anche lui. Poi mi piace spruzzare un pochino della Mist, questo qua è sempre un'azione idratante e rinfrescante. Infatti adesso che ci avviciniamo all'estate, fate scorta di questa perché vi salva la vita, quindi vado a fare qualche spruzzo. Dopodiché due volte a settimana vado a fare la maschera. Questa qui è la maschera che vado a fare, che è la Cetox, che è illuminante ed ha un'azione detossinante. Sopra il siero in questo modo lo va a sigillare, lo fa andare bene in profondità. E questa qua, nel mentre che sta in posa una quindicina di minuti, nel mentre io mi dedico al corpo. Prima di fare ciò però vi devo dire che se volete provare i prodotti di Yepoda avete il mio sconto del 40% che è valido su tutto il sito, quindi come sempre non avete scuse per non provarla. Trovate ovviamente tutti i link e tutti i codici scritti sotto nell'info box, anche perché non c'è minimo di spesa, quindi potete prendere un solo prodotto come un set completo così da fare la vostra skincare. Per il corpo di solito ho due opzioni. Quindi ho una crema corpo normale, in questo periodo sto cercando di terminare questa qui anche perché ha una fragranza molto autunnale, ovviamente essendo il pumpkin latte. Questa qui è di Bath & Body Works, quindi ha una profumazione un po' forte d'estate o comunque quando tende a fare già molto caldo. Oppure quello che preferisco è utilizzare questo, che è il Golden Radiance Body Oil di Freshly Cosmetics. Ve l'ho fatto vedere tante volte, questo ormai non lo so, ho perso il conto del numero delle boccette che ho utilizzato, ed è un olio che non unge, è molto idratante, non vi dà fastidio, non appesantisce, quindi perfetto. Viso sciacquato, come vedete la pelle è tipo rinata, guardate quanto è luminosa. Per rimuovere le maschere, soprattutto quelle che tendono a seccarsi sul viso, vi consiglio questi pad qui, che sono quelli riutilizzabili. Dopodiché li lavate o in lavatrice oppure utilizzate una saponetta di quelle di Marsiglia classiche. Io l'ho appena sciacquata, adesso la metto ad asciugare. Prima di passare alla fine della nostra skincare, ovviamente mi vado a lavare i denti, altrimenti vado poi a togliere tutti i prodotti che metto, non mi piace. Lavare i denti è una di quelle cose che mi rimette al mondo, non chiedetemi perché. Comunque, io porto l'Invisalign, quindi ovviamente questa cosa di lavare i denti è una cosa che faccio tipo 850 volte al giorno. Vado a mettere le mie mascherine, oggi ho anche messo quella nuova, quindi farà male probabilmente. Rispruzzo un po' della Mist di prima, così mi va a ritratare un po' la pelle. E poi contorno occhi, io utilizzo questo qua di It Cosmetics per il giorno, che è Confident Inner Eye Cream. Faccio dei piccoli tocchi in questa zona e con l'anulare,
che è il dito della mano che ha meno pressione, quindi sulla zona del contorno occhi, che comunque è una zona molto delicata, è meglio utilizzarlo. Vado a fare dei piccoli cerchi intorno agli occhi, quindi come se fosse un po' una digitopressione per applicare il prodotto, quindi senza strofinare, senza fare movimenti troppo irruenti, e la vado a far penetrare bene. Quando sentite che è applicata, poi mi pulisco le dita facendo delle piccole trazioni nella zona qui delle pieghe solco labiali, perché anche questa zona ovviamente va distesa un po'. Ultimi due step, creme. Io utilizzo questa qui, ovviamente sempre di Yepoda, che è la cosa più bella del mondo. Come idrata, come vi rimette al mondo questa crema, niente mai. Che è appunto la The Make My Day Cream, e letteralmente è una cosa che fa. Quindi prima vado ad applicare questa, sempre su tutto il viso, mi allungo sul collo. E poi, cosa importantissima, che sia d'estate, che sia d'inverno, che sia di giorno, magari ecco di notte, l'unico momento in cui potete evitarla, la protezione solare. Vi prego, la protezione solare. La voi futura vi ringrazierà per aver iniziato ad utilizzare questa cosa. Io ho questa che utilizzo durante tutti i giorni, che quindi applico da casa, che è l'Antelios 50+ de La Roche-Posay, che è sicuramente la mia preferita, sia quando non ho il make-up, sia anche come base make-up, perché vi aiuta proprio anche a distendere i prodotti successivi. Essendo molto liquida come formulazione, è anche molto leggera. Quindi la applico facendo dei piccoli tocchi. Invece ho una versione stick che ho preso sul sito di YesStyle, da utilizzare invece quando sono fuori casa e magari appunto ho bisogno di una cosa un po' più pratica. Quindi mi raccomando, sempre protezione solare, perché oltre appunto a proteggere la pelle da malattie del sole bla bla bla, comunque riduce la comparsa di rughette e quindi l'invecchiamento della pelle. Ultimo step, labbra di Yepoda. Anche questo è uscito, il The Multi Balm. Praticamente vi arriva in questo modo: sono 3 capsuline e il contenitore, e voi a seconda del colore insomma che preferite. Come va tanto in Corea, utilizzano i balm colorati, quindi io in questo caso ho messo questo che è il color carne, poi c'è anche quello un po' più rosa e quello un po' più rosso. Ve lo faccio vedere applicato, perché vedete che vi dà questo leggero colore tinto, quindi vi rende subito un po' più sane, un po' più colorite. E ovviamente adesso passiamo ai capelli. Come vi dicevo prima, non ho dei capelli proprio super super sani. Sapete che ho avuto diversi problemi in questi mesi. Ora in realtà è un bel po' che non ci faccio più nulla, che non li tocco, quindi si stanno riprendendo totalmente. Però ovviamente le lunghezze, che sono la parte più danneggiata, piano piano che cresce la sto tagliando. Basta anche proprio poco 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 per risanare un po' il capello. In questo modo appunto togliamo tutto quello che è rovinato e il capello può crescere meglio. Anche perché, come potete notare, ho molti capelli spezzati sulla parte della frangia. Sono tutti quelli che erano insomma i baby hair, che stanno poi ricrescendo. Quindi, primo step, appena tolgo il turbante, applico questo spray, la gratina di Freshly, che ha anche un'azione disnodante. Poi di Airbust utilizzo questo senza risciacquo, anche questo ha un'azione districante e protettiva. Applico soprattutto sulle lunghezze. Ovviamente, in realtà dei fatti, mi si staccano un sacco di capelli, però ovviamente è normale perderne tanti appena li lavate, perché c'è poi tutto il ricambio, no? Poi, sempre della linea di Kerastase, quella che abbiamo usato anche come shampoo e balsamo, utilizzo questo qui che è il termoprotettore, quindi sempre per capelli danneggiati, colorati, è perfetto. Dopodiché prendo la mia spazzola, questa qui è la Tangle Teaser, la versione proprio per i capelli bagnati, e vado a districare. Dopodiché ovviamente siamo in estate, quindi potete anche lasciarli così ad asciugare, magari gli date solo una botterella veloce, però è una cosa che a me non piace, perché appunto poi mi vengono i miei capelli naturali e non riesco più a gestirli. Ma se li avessi avuti lisci naturali, li avrei probabilmente lasciati così. Quindi ahimè, noi dovremo asciugarli con il phon, e per asciugarli utilizzo questa spazzola qui, che in realtà sarebbe quella tipo da extension, per intenderci, per sia i dentini, quelli un pochino più delicati sul capello, sia il secondo strato, che è quello più scuro, che sono appunto setole di cinghiale. Questa qui è del marchio Thermix, l'ho presa su Amazon.
capelli asciugati, si percepisce che sono ancora molto rovinati, soprattutto questa parte qui, qua la frangia è totalmente mozzata, gli manca tutto un pezzo rispetto a questa che sembra già più corposa. Li ho leggermente tagliuzzati, niente di troppo invasivo, infatti si vede che la parte che avevo decolorata, vedete, è questa qui, più chiara. Come olietto finale, sia per chiudere le squame del capello sia per reidratarlo un po', utilizzo sempre questo della linea della Keratina della K-Pro che vi ho fatto vedere prima. Quindi dopo l'olietto finito, questa era la mia routine, la mia pamper routine 100% onesta, perché letteralmente io faccio tutto ciò ogni volta, appunto a parte la maschera che quella è due volte a settimana e basta, tutto il resto diciamo che praticamente c'è sempre. Quindi spero di avervi fatto conoscere qualche nuovo prodottino, qualche nuova tecnica, fatemi sapere se prenderete appunto qualcosa per la skincare, se avete già provato qualcosina del marchio, come vi siete trovati, se avete consigli che invece voi volete dare a me, ovviamente vi leggo come sempre nei commenti. Detto ciò, io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto presto in un nuovo video.